amicizie politico, perché le cooperative russe che io ho nel mio territorio devono continuare a avere finanziamento o comunque devono lavorare per lo Stato, per il comune o per la regione. Un concetto che completamente non combacia con l'idea del movimento. Noi esprimiamo, diciamo, una rivoluzione dello Stato, e in quanto rivoluzione dello Stato poniamo un cambiamento radicale, e quindi poniamo un cambiamento radicale anche nella testa dei cittadini, perché se il cittadino fino ad oggi votava il parlamentare perché portasse qualcosa nel suo territorio, nel suo preciso territorio, perché la sua azienda, la sua cooperativa, la sua scuola avesse i soldi dallo Stato grazie al suo parlamentare, è un concetto che va completamente rivisto, di Stato, di Stato. E noi abbiamo anche la diciamo la consapevolezza che il nostro movimento non è un movimento che deve durare 10 anni, 20 anni o 70 anni come il PD, è un movimento che deve essere di transizione, fare un cambiamento culturale del paese in 5 anni, 10 anni, dopodiché nel momento in cui i cittadini saranno nella condizione di poter autogovernare il paese, nel senso di avere quel grado di partecipazione nelle istituzioni che gli permette di avere un potere decisionale all'interno degli enti locali e dello Stato, il movimento entra in un meccanismo che non ha più necessità di esistere così come lo conosciamo. Un progetto che è ambizioso, ma è un progetto che ha la consapevolezza che o cambiamo o in Italia rinnoviamo completamente lo spirito dei cittadini, lo spirito delle istituzioni, oppure questo è un paese che rimarrà sempre al palo come in questo momento e può soltanto peggiorare, non ha assolutamente le capacità di migliorare. Il potere rimane in mano un sistema politico, un sistema anche di infiltrazione, di amicizie, di parentele, che lo tiene completamente bloccato, e non esiste persona al mondo, premier al mondo, che se è legato a questo sistema abbia la capacità di farlo cambiare, perché noi possiamo avere il Berlusconi, il Renzi o qualsiasi altra persona carismatica che va per scuole, che va per industrie, che parla dalla portiera della macchina, ma questo sistema non cambia perché c'è lui, perché dietro Renzi e dietro Berlusconi c'erano sempre i Cicchito, gli Alfani, i Franceschini, le Finocchiaro, i D'Alema, i e tutte le lobby. Se tu non riesci a cambiare questo sistema politico che è completamente infiltrato, non soltanto lo Stato, ma anche tutti gli enti locali, le regioni, le province e i comuni. E soprattutto se non hai la consapevolezza che hai dei ministeri, degli apparati pubblici completamente controllati da un sistema politico che ha messo le sue persone, che ha messo i suoi affari all'interno dell'amministrazione, questo sistema Italia non cambierà mai. Puoi dar la parvenza di farlo cambiare, ma fondamentalmente il cittadino rimane sempre nella stessa condizione, non può mai scegliere, può soltanto delegare, e non ha mai un miglioramento effettivo, anzi ha sempre un peggioramento, perché fondamentalmente di leggi buone o ipoteticamente buone ne sono anche state fatte nel passato, ma se comunque il sistema rimane marcio in mano a queste persone, non c'è soluzione per questo paese. Se il cittadino è sempre completamente tagliato fuori e soprattutto non è adeguatamente formato, messo a conoscenza di quello che succede nel proprio paese, il cittadino è un suddito, non è un componente dello Stato. E questo è il fulcro del lavoro del Movimento 5 Stelle. Partiamo fondamentalmente da un sistema di informazione che noi vogliamo cambiare e che cerchiamo comunque di stimolare con tutti gli strumenti che abbiamo. Io non credo che un cittadino abbia mai avuto la possibilità di vedere una consultazione con un primo ministro. Se non c'eravamo noi, i cittadini non si immaginavano neanche la stanza in
cui si potesse fare una cosa del genere, neanche come si svolgono i lavori parlamentari. Cioè, il mettere in tutti i nostri interventi che facciamo in aula, sul web, filmare quello che succede nelle commissioni, rubare qualche filmato di qualche lobbista che passa, cioè, rende, accende la coscienza del cittadino e fa vedere una cosa che nessuno gli ha mai fatto vedere, lo stimola, anche diciamo, lo incuriosisce. Noi tutti noi del Movimento 5 Stelle abbiamo persone che ci chiamano e ci dicono: grazie a voi, per la prima volta nella vita, dopo 50 anni, ho letto la Costituzione. Che è, dal punto di vista materiale, potrebbe in questo momento voler dire poco. Cioè, non è che se uno legge la Costituzione io gli ho dato un posto di lavoro, però innesca un cambiamento culturale che richiede forse un po' di tempo per partire, richiede forse un po' di tempo di crescita anche culturale del paese, però un cambiamento prima o poi lo porta. Quando noi siamo partiti nel 2009, che eravamo etichettati come quei quattro sfigati, ed oggi io mi ritrovo i miei attivisti del territorio che fanno delle riunioni anche senza noi parlamentari, quindi senza un punto di riferimento che potrebbe portare più gente a partecipare alle riunioni, con sale piene, anche se ci sono i due attivisti del territorio. Questo significa che la gente incomincia a credere che un cambiamento è possibile, o forse a credere che invece di starsene davanti alla TV e a sentire quello che gli dicono come degli etero diretti, forse partecipare, forse essere lì a poter fare delle domande o capire un qualcosa di cui non si era mai interessato e che forse è bene capire, perché meccanismi anche di come funziona un comune, di come funziona una provincia, ti rendono edotto e quindi ti rendono anche ti mettono anche a conoscenza di come funziona semplicemente la tua amministrazione comunale. È sicuramente un cambiamento forte che siamo riusciti a portare, che è necessario per questo paese, che sicuramente richiede uno sviluppo ulteriore, però è un merito che noi ci prendiamo ed è anche una necessità che questo paese ha. Senti Andrea, faccio una breve parentesi per gli amici che ci ascoltano, no? Tu non mi conosci, ma chi ci ascolta è abituato ad ascoltarmi. Io tendenzialmente interrompo sempre, ma soprattutto attacco sempre. Cioè, io sono conosciuto per i miei attacchi al presidente della provincia, per un bastardello Matteo Ricci, no? Ora, questa sera invece ti faccio parlare. Il motivo è molto semplice. Io, al di là delle idee, eccetera, apprezzo tantissimo quelli che bene o male mi fanno e cercano di far capire le cose senza demagogia e senza populismi. E non mi stancherò mai di dire che, anche se il tuo intervento nel mondo delle comunicazioni di oggi e adesso col nuovo Premier attrazione 3.0 può apparire noioso, può apparire lungo, la mia è proprio una fissa: quello di riportare il dibattito sul piano dell'approfondimento e sul piano dei contenuti. Per cui ecco il motivo per il quale ti sto facendo parlare e apprezzo moltissimo quello che dici senza interruzioni eccetera, e lo dico anche agli amici che ci ascoltano in diretta, che vedo che sono molti, a quelli che avranno l'opportunità di vedere il podcast, è proprio questo. Cioè, non è semplice al giorno d'oggi trovare un politico che con calma e con pacatezza, senza la presunzione di dire la mia idea è più giusta della tua, io sono il più bravo di tutti, non dei miei, ma il più bravo di tutti, è raro da trovare. Quindi nel momento in cui lo trovo, lo lascio parlare ben volentieri, anche se va avanti all'infinito, proprio per questo motivo. Ci tenevo a fare questa precisazione, perché sennò uno può dire: come mai stasera l'app sta così in silenzio? Però ecco, sono abbastanza coerente, per cui benvenga, al di là che si chiami Movimento 5 Stelle, al di là che si chiami PD, al di là che si chiami PDL, benvengano i politici capaci di dire
qualcosa e di farci capire un po' questo mondo così lontano, ma anche così complicato. Abbiamo iniziato prima con l'architettura dello Stato, con la decretazione d'urgenza, che poi capisco, sono e chiudo, sono cose che più non riguardano, perché oggi abituati a Renzi, quello che fa notizia è che io vado nelle scuole e lancio le mail matteo@governo.it, però io continuo a dire fino alla noia che invece dobbiamo ritornare coi piedi per terra. E quindi, prima di arrivare a un certo livello, dobbiamo capire anche questi tecnicismi che possono essere pallosi, noiosi, ma dai quali però dipendono il Certo, futuro del nostro certo. paese. Per questo, ecco, prima di continuare, volevo precisare questo. E volevo anche, l'ho già detto prima, tanto che eravamo in collegamento telefonico, volevo anche complimentarmi con Andrea, nel senso che, ripeto, rimango abbastanza basito, piacevolmente colpito, piacevolmente basito da questa, oltre che sua calma, oltre che sua pacatezza, che da quello che capisco rientra un po' nella sua Sì, basta che Andrea personalità, non mi diventi democristiano, nella sua perché personalità, veramente da questa sua voglia e anche capacità di farci comprendere quello che succede a Roma. Per cui ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Allora, io ti ringrazio tantissimo e devo dire che io non ho la presunzione di essere Ma migliore. guarda, che proprio perché l'ho capito, perché altrimenti stai tranquillo che se avessi capito che avessi la presunzione di apparire il meglio o come dico io lo splendido di turno, a quest'ora ti avrei interrotto ma minimo 10 volte mezz'ora fa, perché io ritengo che di splendidi ne abbiamo già fin troppi, di politici umili e capaci di dire qualcosa invece ne abbiamo troppo pochi. Ecco, e continuiamo da questo concetto dell'umiltà. Cosa sta accadendo all'interno del vostro Movimento 5 Stelle? Faccio una parentesi, parlo di umiltà perché poi ti faccio una domanda legata a quello che sta accadendo per vedere un po' se la mia sensazione è giusta o no. Spiegaci quello che sta accadendo. Oggi abbiamo assistito tutti a questo, tra virgolette, litigio, questo incidente di percorso. Spiegaci un attimo quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Guarda, io devo dire che il gruppo parlamentare è un gruppo piuttosto forte, anche piuttosto coeso. Lavoriamo molto di squadra, ci consideriamo forse più una famiglia che un partito. Io qui più che dei colleghi ho conosciuto dei fratelli. Siamo veramente quasi una famiglia. Passiamo molto tempo insieme, molte ore della giornata insieme, e anche quando non lavoriamo siamo molto insieme. Io sono stato, prima di mettermi in collegamento con voi, ero a cena con dei colleghi, sono sempre a cena con un collega piuttosto che con un altro, ci aiutiamo anche dal punto di vista personale, perché abbiamo proprio un rapporto non tanto di lavoro, ma un rapporto umano, veramente molto umano. Ed è chiaro che comunque in un gruppo molto grande, in un gruppo di 150 persone, non tutti siamo fatti allo stesso modo, ognuno ha il suo carattere e anche le sue vedute, e meno male che è così. Anzi, forse è questo che arricchisce tanto il nostro gruppo. Non tutti siamo inquadrati, non tutti la pensiamo nello stesso modo, e quando dobbiamo prendere delle decisioni, i punti di vista anche contrastanti ti danno una visione di insieme che ti permette di prendere delle decisioni anche condivise, migliori sicuramente delle decisioni prese in due, in tre o in cinque persone. Quello che penso che sta succedendo, insomma, in questi giorni, che è poi culminato oggi con l'allontanamento di questi quattro setatori, è francamente una cosa che ci portavamo dietro da un po' di tempo. Nel senso che noi abbiamo sempre dato la libertà a chiunque di esprimere la sua opinione all'interno del gruppo, e quindi ci siamo anche più volte scontrati, abbiamo anche più volte litigato durante le nostre assemblee per visioni contrastanti,
però ci muoviamo sempre tutti in visione del bene del gruppo. E chiaramente si possono fare degli errori, ognuno di noi può fare degli errori, e generalmente quando accade è il gruppo che cerca di aiutarti, di tutelarti, di proteggerti, proprio perché siamo un gruppo, e di superare l'errore nel migliore dei modi. Nel momento in cui però tu hai delle persone che non partecipano attivamente a questa attività, o anche se vi partecipano, il loro punto di vista, se non viene, diciamo, approvato dal gruppo o preso in considerazione dal gruppo come meritevole rispetto ad altri punti di vista che invece vengono poi concordati, votati e portati avanti, tu non puoi prendertela a livello personale, oppure fare esattamente come faceva la Democrazia Cristiana negli anni Ottanta, farne una battaglia dal punto di vista mediatico, cercare di cambiare il movimento andando sui giornali o andando sulla stampa, perché ognuno di noi, anche io personalmente all'interno del gruppo, ho espresso delle idee, avevo dei punti di vista che poi non sono stati, cioè sono stati diciamo, rispettati dal gruppo, nel senso che il gruppo ha deciso di andare in un'altra direzione che non era quella che io pensavo fosse giusta, ma io rispetto la decisione del gruppo, anche perché ho la consapevolezza che una decisione presa in gruppo è sicuramente una decisione più forte, e anche se si dovesse malauguratamente rivelare una decisione sbagliata, è comunque il gruppo che insieme risolve la situazione. Se invece tu per mesi, perché la questione andava avanti da mesi, ritieni che tutte le decisioni prese dal gruppo siano errate, e tu continuamente, giornalmente praticamente, vai alla stampa e dici no, la decisione è sono degli scemi, non si doveva far così, sono etero diretti da Grillo e da Casaleggio, che è una cazzata allucinante, se volete dopo vi racconto anche qualche aneddoto. Assolutamente sì. Terminare delle decisioni prese da una comunità, da un gruppo, perché tu stai andando in un'altra direzione, questo francamente mette molto in difficoltà il gruppo, non gli permette di lavorare bene, ma soprattutto a un certo punto passa un mese, passano due mesi, si cerca di risolvere il problema e non si risolve, ti poni delle domande, perché come ho detto all'inizio, ognuno è libero di pensarla come vuole, e uno è anche libero di dire io in un gruppo non mi sento più rappresentato, l'idea che avevo di politico, di movimento, quando ero libero cittadino, adesso quando sono parlamentare mi rendo conto che non è quello in cui veramente credevo, non ci sto più, non è più la mia casa, non è più il mio posto, decido di andarmene. Dimetti, vai al gruppo misto, non c'è nessun problema, cioè, non è che io ti tolgo il saluto, ti emargino, non voglio più avere niente a che fare con te, anzi, se tu hai l'onestà di venirmi a dire che comunque la tua linea politica, il tuo pensiero, la tua idea di rinnovamento o di movimento non è quella rappresentata dal gruppo, perché la decisione non la decidono due persone ma 150 persone insieme, hai comunque tutta la libertà di fare le tue scelte e di andare via o di fare altro nella vita, nessuno te lo vieta. Ma se tu invece fai una cosa programmata e anche logorante per il gruppo, anche logorante per le persone che ne fanno parte, per cui mini continuamente la credibilità del gruppo e esci fuori parlando come esponente del Movimento 5 Stelle, perché se tu vai da un giornalista e sei un deputato o un senatore del Movimento 5 Stelle, in quel momento tu non parli da senatore singolo, tu stai parlando a nome del Movimento 5 Stelle, perché questo è un concetto chiaro, io non mi permetterei mai di uscire fuori e di dire la mia, ma lo sto dicendo io, non sto parlando a nome del Movimento 5 Stelle, non funziona così. Io parlo e ci facciamo chiamare portavoce apposta, perché io in questo momento della mia vita, metto a disposizione la mia persona e le mie capacità per un progetto, per il movimento,
porto, faccio il portavoce, porto avanti l'idea del movimento e dei cittadini verso l'esterno, ma è anche verso i media. Questo non vuol dire che uno non può avere idea personale, non può essere critico, non può essere dubbioso su alcune scelte, ma ci mancherebbe altro. E lo facciamo, lo fanno anche tanti di noi sulla loro pagina Facebook, esprimono dei dubbi. Ma se tu fai un movimento, diciamo, così organizzato, perché alla fine ci siamo resi conto che erano proprio organizzati, avevano il loro addetto stampa personale, stavano cercando in Sicilia di formare un movimento alternativo, allora questa cosa francamente non ci poteva andare bene. Però a questo ti aggiungo una cosa in più, cioè noi parlamentari ci siamo resi conto che queste persone non stavano lavorando per il Movimento 5 Stelle, ma stavano lavorando per una loro battaglia personale, questo per noi non andava bene, e abbiamo chiesto ai cittadini sulla rete di decidere loro se voler tenere queste persone all'interno del gruppo parlamentare, perché magari per i cittadini questi sono anche queste idee, questa differenza di opinione è una richiesta per il gruppo, oppure no, oppure allontanarle. Le espulsioni, gli allontanamenti non è che ci sono solo nel Movimento 5 Stelle, ci sono in tutti i partiti. La differenza forse che c'è è che noi non facciamo una decisione interna al gruppo e cacciamo una persona, comunque lasciamo la libertà a tutti i nostri attivisti di prendere la decisione finale su questa cosa. E poi non ci si può venire a dire da parte del Partito Democratico che noi non siamo democratici, che quello che abbiamo fatto non è democratico. Questi hanno scelto, hanno accoltellato alla schiena il loro Presidente del Consiglio per metterne un altro in 100 persone in un sabato pomeriggio e mi vengono a dire a me che non sono democratico. Hanno una visione tutta particolare della democrazia, noi possiamo sbagliare, certamente le espulsioni e gli allontanamenti non fanno bene, fanno bene neanche al gruppo, perché alla fine il gruppo ne soffre di questa cosa, si disturba, o giustamente, però è una scelta che abbiamo fatto come gruppo e abbiamo comunque chiesto ai nostri attivisti, ai nostri cittadini iscritti al movimento di rettificare quello che noi, la decisione che noi avevamo scelto. Ed è successo altre volte che delle decisioni prese da noi fossero poi completamente invertite dalla votazione online. Non per questo il gruppo si è spaccato, ci siamo trovati in difficoltà. No, noi abbiamo la consapevolezza di essere dei cittadini votati da altri cittadini e quindi messi lì come rappresentanti dei cittadini tutti, e se i cittadini mi dicono che per esempio il reato di immigrazione clandestina io devo votare per cancellarlo, ma l'idea del gruppo era per tenerlo, io lo cancello. Non esiste che io prenda una decisione diversa, perché se i cittadini mi danno quell'indicazione, per me, che nella democrazia diretta vedo, diciamo, la rivoluzione di questo paese, il risveglio della coscienza di questi cittadini, non posso assolutamente dire farne una questione ideologica o partitica e andare in un'altra direzione. Quello che sta succedendo a livello nazionale con questi 4 senatori è soltanto un momento che forse dal punto di vista mediatico è molto clamoroso, ma che per il gruppo è stato sicuramente un momento difficile, ma un momento che non è che ci blocca, ci paralizza o ci mette chissà in quale difficoltà. Però ecco, l'obiezione che per esempio il Partito Tradizionale, leggo alcuni commenti di stasera, è questa: alle parlamentarie sono bastati al senatore Orellana 136 voti per entrare in Senato, ora per l'espulsione lo votano in 29.833. È la democrazia a 5 stelle, bellezza, ironizza un dirigente del Partito Democratico di Roma. Non è un'obiezione poi del tutto sbagliata questa? Guardi. Guarda! Guarda, sì, deformazione professionale. Giacomo, ha sentito la parola PD? Guarda, l'hanno già nell'eco, comincia a allontanarti, tra un po' ci siamo anche fuori dalla radio. Guarda, io sono nel movimento dal 2008.
benissimo, il gruppo di Pesaro, perché io sono di Pesaro, era formato da una quindicina di persone, diciamo 20 persone, eravamo proprio a ridosso delle elezioni comunali del 2009, che ci hanno permesso di mettere dentro Mirko Ballerini, che è attualmente consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. E in tutti gli anni successivi, 2009, 2010, 2011, il gruppo di Pesaro, ma così come tutti gli altri gruppi territoriali delle Marche, anche di tutta Italia. I cosiddetti meetup, no? I cosiddetti meetup, sì. erano formate da una quantità di persone molto piccole, perché il Movimento 5 Stelle, che ancora non era neanche nato, veniva visto sì come la buttade di un comico che invece di fare il comico aveva deciso di mettersi in politica, gli attivisti erano pochi, i cittadini la vedevano sì forse come un qualcosa di nuovo, un qualcosa di curioso, ma niente di ben formato, di ben organizzato, che poi avrebbe potuto diventare un partito nazionale come è diventato l'anno scorso. E devo dire che è stato difficile per me, difficile per i ragazzi di Pesaro, stare sul territorio in 4, in 5, in 10 per diversi anni a fare un'attività territoriale, a fare un'attività comunale anche molto dura, e lo facevi certamente per un riscontro o un avanzamento di carriera personale, perché il movimento era soltanto una realtà che viveva dal punto di vista comunale, quindi lo facevi proprio per spirito di attivismo civico, lo facevi perché credevi in un progetto, lo facevi per cercare di informare i cittadini, facevi banchetti a spese tue, ma lo stanno tuttora facendo. A un certo punto, dal 2011, quando il Movimento 5 Stelle diciamo, ha avuto la prima accelerazione con le elezioni di Parma e poi le elezioni regionali della Sicilia, allora lì i cittadini si sono, diciamo, in Italia accorti che il movimento esisteva, perché fino a poco prima era una cosa che c'era o non c'era, insomma, sì, appunto c'era il blog di Beppe Grillo che molti seguivano, c'erano questi pochi attivisti territoriali che facevano i loro banchetti, i loro V-Day, però non ci riconoscevano come un'unione di cittadini, una forza politica che potesse fare qualcosa in questo paese. E quindi anche gli iscritti al blog di Grillo, al Movimento 5 Stelle, erano veramente pochi, ma molto pochi. Sono incominciati a crescere solo ultimamente. La gente ha incominciato ad aderire al Movimento 5 Stelle soltanto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno. E quindi il numero delle votazioni del Campanella, ma anche del Cecconi, ma anche del Di Battista, sono state molto poche, perché gli iscritti al Movimento erano pochissimi, non ci credeva nessuno al Movimento. E non era mai successo nella storia della Repubblica Italiana che un movimento politico che si presentasse per la prima volta alle elezioni nazionali prendesse il 25% dei voti, perché siamo stati sicuramente un'anomalia. Ma non per questo la selezione delle, diciamo, le nostre parlamentarie, perché ha avuto pochi voti, allora è meno democratica. Ha avuto pochi voti perché poca gente era iscritta e li poteva partecipare. Oggi abbiamo 40.000, 50.000, 60.000 votanti, perché il numero degli iscritti è cresciuto e sta crescendo. E poi devo aggiungere che Campanella certamente ha avuto 300 voti, ma è stata votata soltanto dalla regione Sicilia, mentre adesso è stata votata da tutto il territorio nazionale, che ovviamente ha un impatto diverso. Però ripeto, noi siamo una forza che è un movimento che diciamo attivo in Italia da 4 anni, diciamo 5 anni, ha iniziato nel 2007 con i V-Day, ma non c'era niente di organizzato, diciamo che proprio quando abbiamo cominciato a formare i meetup e a crescere un po' dal 2008, quindi pochi anni. È chiaro che se noi ci dobbiamo confrontare con l'organizzazione
di un partito che c'è dal 1948, che è il PD, perché è la nazione del Partito Comunista Italiano, abbiamo una differenza di età, diciamo, di circa 65 anni. Allora non è che si può chiedere a noi, che non prendiamo un soldo di finanziamento elettorale, che lo facciamo tutto in autofinanziato, tutto da attivisti che ci mettono, diciamo, la loro volontà proprio civica, che in 5 anni riusciranno a mettere su un'organizzazione che loro hanno messo sui 70 anni. Però vedi, loro l'età non la sentono, perché se tu pensi a Renzi, non ti viene in mente Ciriaco De Mita. Nel senso che Ciriaco De Mita negli anni 80 leggeva oggi un articolo su Repubblica dell'epoca, si discuteva del doppio incarico segretario della Democrazia Cristiana e Premier, no? Oggi ci ritroviamo nella stessa condizione, con l'unica differenza che ancora se ne parla poco di questa anomalia del doppio incarico. Quindi, insomma, guardi, ma non è che se ne parla, poco, è proprio una cosa che secondo loro è ininfluente e che invece per noi è fondamentale. Per esempio, Ricci, l'attuale presidente della provincia di Pesaro Urbino, provincia che tra l'altro è al tracollo finanziario perché è andata completamente a gamba all'aria. E anche... No, è felice, no, scusa, qui ti devo contestare, perché siamo una provincia Felix, sì. Felicissima. Lo dico in termini scherzosi, ovviamente, perché siamo una provincia talmente felice che, guarda, tant'è che non si fa manco più il festival, per cui, insomma... Esatto, se volete i dati economici, nella regione Marche siamo la provincia peggiore dal punto di vista economico, come perdita di posti di lavoro e di industrie. E pensa che siamo anche siamo diventati la prima provincia in termini di dissesto idrogeologico. Cioè siamo la provincia con il più numero di frane in tutte le Marche. Esatto. E addirittura l'assurdità che l'anno scorso lo denunziavano i Verdi, correggimi se sbaglio, eccetera, la regione aveva stanziato, mi sembra, sui 6 milioni di euro, eccetera, e non li hanno spesi. Poi ovviamente c'è sempre la scusa del patto di stabilità, però siamo la regione col più alto di sé, il più alto numero di frane, e dall'altra parte la minore attenzione verso la prevenzione. Cioè anche questo è un dato che, alla luce delle tragedie a cui assistiamo in Italia in queste ultime settimane, anche, no, dall'alluvione di Modena, eccetera, deve far riflettere. Oltre a quello, giustamente, come dicevi tu, il dissesto socio-economico. Continua. Se vogliamo approfondirla, questo fatto è che sicuramente c'è il patto di stabilità, per tutti, e tu dipende come i soldi li spendi o li indirizzi. Perché se tu fai nella provincia la priorità il dissesto idrogeologico, chiaramente non sei in grado di risolvere il dissesto idrogeologico della provincia in pochi anni, certo, o in pochi mesi, però puoi andare verso una direzione. Se tu invece non vai proprio, perché non è stato fatto nulla per il dissesto idrogeologico in questa provincia, ma diciamo in questa regione, ma in molte regioni d'Italia, e indirizzi i più soldi, i finanziamenti in altro, e quell'altro non è che sia detto che sia meno utile, ma è come li spendi, perché esternalizzi dagli appalti in maniera leggera le aziende tue amiche, le cooperative tue amiche, questo diventa un problema, i soldi pubblici. Poi si possono fare tutti i discorsi sul patto di stabilità che vogliamo, chiaramente strozzano i comuni, strozzano le province, strozzano le regioni, perché non gli permettono di investire tutti i soldi che sono a loro disposizione. Però prima di fare il discorso sul patto di stabilità andiamo a vedere anche come tutti gli altri soldi che tu hai investito, come li ha investiti e dove li ha investiti, perché non è che si può tirare fuori il patto di stabilità per qualsiasi cosa, perché cascono le scuole, il patto di stabilità, il dissesto del patto di stabilità, le industrie, il supporto alla famiglia, il patto di stabilità, allora significa che tu sei una cosa completamente inutile e non serve a niente, invece tu i soldi li hai spesi, fammi capire come e dove li hai spesi, e io ti dico anche dov'è che hai sbagliato e perché ci troviamo in questa situazione. Ed è questo il problema della nostra provincia, come quello di tante province. Sono un pozzo senza fondo, hanno buttato via i soldi così, in maniera leggera, in uffici, in consulenze, in festival della felicità, che forse sì, erano belli da fare per i cittadini, ma gli hanno portato veramente poco nelle mani. Ma tornando al discorso di Ricci, oltre ad essere il presidente della provincia,
tra poco non lo sarà più perché la provincia non avrà più una nomina elettiva, e anche il vicepresidente nazionale del PD. Oggi, cioè, invece di stare alla radio, guardavate la TV, avete fatto bene a non guardarla, era alla gabbia. Perché ovviamente, visto che il segretario nazionale del PD, Renzi, fa il presidente del Consiglio, evidentemente il presidente del Consiglio non può più fare il segretario del partito. Il segretario del partito lo sta facendo il suo vice segretario, che è Ricci. Ricci, il prossimo fine settimana, si candiderà alle primarie come sindaco di Pesaro. Ed è molto probabile che vinca Ricci, perché è la persona più in vista, la persona, diciamo, che viene più spinta dal Partito Democratico a livello territoriale. Ecco, io personalmente non vorrei mai il sindaco della mia città che nel contempo è anche il vicepresidente nazionale del Partito Democratico, perché mi rendo perfettamente conto che tu fai il presidente del partito, di uno dei partiti più grandi d'Italia, o fai il sindaco di una città. Non sono due cariche compatibili. Perché il sindaco nella città ci deve stare, ci deve vivere. Se tu i tre quarti del tempo stai a Roma, a Milano, negli studi televisivi, o hai a che fare perché con il tuo partito, perché devi regolare, diciamo, l'attività nazionale del Partito Democratico, evidentemente il sindaco non lo puoi fare. Allora fai altro nella vita, o decidi di fare sindaco o il vicepresidente nazionale del PD. Però lui ti dice, guardate cittadini di Pesaro, che voi dovete essere orgogliosi di avere uno così quotato a Roma, perché Pesaro ha bisogno di tornare su una dimensione nazionale. Dice questo dimenticandosi però che è da 20 anni che è in politica, prima come segretario, prima come consigliere comunale, poi come segretario comunale dei DS, poi come segretario provinciale del PD, infine come presidente della provincia, e la nostra provincia ancora una dimensione nazionale non l'ha. Però ecco, lui in questa campagna elettorale sta dicendo: abbiate fiducia in me, votate me alle primarie, perché Pesaro ha bisogno di un uomo come me che a Roma conosce tutto, si muove sempre a Roma e quindi porta vantaggi alla città e alla provincia. Dubito su questo, però. Ma secondo voi avere presidente nazionale, vicepresidente nazionale del PD, un pesarese, non è, visto che il PD è al governo, è già un vantaggio di sé, sì. Non ha assolutamente alcun senso che deve fare il sindaco, deve dare i soldi al suo territorio perché dice che lui ha la capacità di elevare la provincia e il comune a livello nazionale, lo fa come vicepresidente del PD. Ho capito, però lui deve diventare lui un sottosegretariato, glielo vogliamo dare? Un posto da deputato, intanto che non lo ottiene la carica a vice segretario nazionale del PD è una pezza, e va bene, sì. Cioè il vero motivo, non giriamoci troppo attorno, è che vuole arrivare a Roma, ma a livello di sottosegretariato in Parlamento, e intanto che non ci arriva ci credo che si tiene stretta la carica da vice segretario. Poi se un domani Renzi non dovesse accontentarlo, gli dà ben servito come ha fatto con Bersani. Ma mi dà del servito. Il PD ha una cosa magnifica, dal punto di vista ironicamente parlando. I componenti del PD sono persone che sono nate, cresciute e hanno sempre lavorato all'interno dell'apparato del partito. Possiamo prendere Ricci come esempio, possiamo prendere la Morani come altro esempio, Marchetti come altro esempio, quelle gente che non ha mai fatto un giorno di lavoro nella vita sua. Ha iniziato a fare rappresentante di istituto nelle scuole superiori per poi entrare nei giovani di sinistra e magari fare segretario provinciale o comunale, o in un sindacato, poi diventano consiglieri comunali, poi provinciali, poi gli danno un assessorato, se non vengono eletti li mettono in una partecipata. Questo è il PD, questo è il sistema del PD, non esiste uno del PD che finisce di fare l'attività politica e va a lavorare. Lo stesso Giovannelli, che avete per tutti di vista, che è stato sindaco di Pesaro per 8 anni, poi ha fatto il parlamentare per 2 legislature, adesso è il capo legislativo del PD qui a Roma. Prende tutti i lunedì il treno con me. Ha un stipendio, il suo laurea stipendio di 3.000-3.500, non lo posso dire, ma più o meno questo è quello che prende un capo legislativo all'interno del Partito Democratico. Non è una persona che
sua attività di parlamentare rimane a piedi, rimane sempre all'interno di un apparato di partito e lui l'ha messo lì, un altro l'ha messo magari nel territorio alla CNA, un altro l'hanno messo a Marche Multiservizi, un altro all'Asper. È così che il PD muove i componenti del suo partito. Il Pieri, che era l'ex assessore all'urbanistica di Pesaro, che poi ha litigato con Ceriscioli e è uscito dalla giunta comunale, lui non aveva partecipato alle elezioni politiche. Lui era un, diciamo, il portaborse, il collaboratore di Giovannelli, è stato messo come assessorato al comune di Pesaro. Quando ha litigato gli è stato trovato un posto alla Renco, che è una grossa azienda, una grossa azienda multinazionale di Pesaro. Adesso si ricandida per le elezioni comunali di Pesaro. Se non farà il sindaco, gli troveranno un'altra sistemazione, un assessorato, un posto da qualsiasi parte, non rimane a piedi. E Rizzi è onesto, cioè non è che lui adesso la vice presidente nazionale va a fare consigliere comunale, o fa il sindaco, lo mettono in un sottosegretariato all'interno di una funzione pubblica all'interno di un ministero. Questo non ha niente a che fare con la meritocrazia, con la capacità. Però deve vedersela con Morani, perché lei sembra addirittura che adesso sia diventata fedelissima, nel senso che lei addirittura ha fatto più carriera per assurdo di Ricci, perché in 448 da bersaniana è diventata responsabile nazionale giustizia per il PD. Quindi allora la Morani è stata messa come responsabile giustizia del PD, perché lei è un avvocato come studi, e poi di avvocato non ha fatto neanche un giorno, quindi ma si vede anche dalle sue comparsate televisive che è in certi casi in forte difficoltà nel parlare delle cose pratiche, perché forse fare gli spot elettorali sono buoni tutti, ma quando gli si fanno domande sul merito va in difficoltà come tanti altri, perché non hanno quel livello di conoscenza per poter parlare nel merito delle cose. Ha fatto carriera, non lo so che carriera possa essere quella che sta facendo la Morani. Forse ha fatto più carriera una Boschi o una Madia che gli ha dato un ministero. La Morani per ora è parlamentare come tutti gli altri, anzi sta un po' scomparendo dalla scena politica. Hanno fatto un giochino politico di potere che niente ha a che fare con la vita dei cittadini. Si sono cambiati Bersani, Letta, Renzi e cambieranno ancora nel corso degli anni, ma sono solo esclusivamente giochi mediatici di potere loro interni, che hanno veramente poco a che fare con la vita dei cittadini e anche poco a che fare effettivamente con l'attività politica del Partito Democratico, che come vi ho già detto prima non cambia, perché tu puoi cambiare un Renzi, puoi cambiare un Bersani, puoi cambiare un Letta, ma se le persone che compongono quel partito sono sempre le stesse, le idee, le capacità sono sempre quelle e si va sempre nella stessa direzione. Anzi, se io, visto che prima hai sollevato la questione del metodo comunicativo di Renzi, che parla di per spot e non entra mai nel merito delle cose, per i più curiosi, per quelli che magari gli ascoltatori anche che ne capiscono un po', Renzi usa un metodo comunicativo classico che si chiama metodo Milton, è proprio molto conosciuto. Milton è un grande psicologo che ha fatto tanti lavori nella storia e parla proprio per spot elettorali esattamente come pubblicità. Lui qualsiasi cosa dice esprime dei concetti senza alcun contenuto, cioè dice meno tasse per tutti, abbasso il cuneo fiscale o la scuola, bisogna cambiare la forma mentis dei cittadini perché la scuola deve riprendere notorietà o, sociale, ma non sta assolutamente dicendo niente. Sono espressioni, sono concetti che toccano molto il cuore della gente, che esprimono una forte emozione, ma che però dal punto di vista dei contenuti non sono assolutamente nulli.
perché lui non ha mai tirato fuori né in TV ma neanche in Parlamento, e questo francamente ci rende più basiti, neanche un dato, neanche un percorso che lui vuole portare avanti per abbassare il cuneo fiscale. Perché l'unica cosa che abbiamo capito è che lui vuole abbassare il cuneo fiscale, mettersi 10 miliardi e prendere quei 10 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Sono capaci tutti. Cioè, non ci ha pensato Monti, non ci ha pensato Letta, non ci ha pensato nessuno prima di lui, arriva lui e prende i soldi dalla Cassa Depositi. O meglio, qualcuno ci ha anche tentato, ha anche abbozzato, però subito è stato assalito. Cioè, quello che mi fa specie è che le ricette che dice lui come della Cassa Depositi e Prestiti, e le avesse dette un Monti, un Tremonti eccetera, tutti avrebbero gridato allo scandalo. Io oggi non ho sentito nessuna voce contraria a questa sua proposta, che è utopia pura. Ma anche il discorso delle coperture, cioè il programma che lui dice praticamente richiede da trovare 24 miliardi subito. Cioè, ridurre l'IRAP del 10% sono praticamente 2 miliardi, 5 miliardi il taglio dell'IRPEF. Cioè, io non riesco a capire, se mi applicasse il metodo Milton anche sulle coperture, perché alla fine tra una cosa e l'altra tutto quello che propone sono sui 100 miliardi, correggimi se sbaglio, però nell'immediato siamo intorno ai 24 miliardi, giusto? Più o meno sì, lui di tutto quello che ha detto, abbiamo fatto i conti a spanne, sono circa 160 miliardi. Dimmi niente. Sull'immediato sì, una cosa come sì, una trentina di miliardi. Ma i soldi noi abbiamo capito benissimo dove li prenderà. Li prende dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ma questo è drammatico. Ma l'ha anche detto, l'ha anche detto, quindi. Ma l'ha anche detto, sì, ma proprio perché le ha detto. Ma... non è che si può a me quello che mi dà più nervosismo è che il sistema informativo italiano non lo prenda a schiaffi quando dice una cosa del genere. Perché tu mi dici che abbassi il cuneo fiscale del 10% e per abbassarlo prendi 10 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti. 10 miliardi non abbassi il cuneo fiscale del 10%, tu abbassi il cuneo fiscale e prendi i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, ma quelli sono soldi dei cittadini, i conti correnti postali e diciamo, gli investimenti fatti da Poste Italiane. Cioè, non è, ma che politica è questa? Ma che statista sei? Sono capace anche io. Allora arrivo io, vendo tutto l'oro di Banca d'Italia, prendo tutti i soldi di Banca Depositi e Prestiti e l'ho fatto ripartire sì sto paese. Se poi invece va in vacca, i soldi di Cassa Depositi e Prestiti, col cavolo te li riprendo, i cittadini stanno senza. Ma è una cosa totalmente priva di senso. E questo non gliela fa notare nessuno, e questo ci fa capire che Renzi è sì, è una persona molto comunicativa, non è arrivato lì con le gambe sue, è stato messo lì anche perché la dinamica che ha fatto cadere Letta e far mettere lui è stata diciamo irruenta, veloce, e non si è capito bene ancora il perché. L'unica cosa che si è capita è che il ministro dell'economia ci hanno messo uno dell'Ocse, Padoan. Hanno messo uno che viene direttamente da una setta mondiale, un uomo dell'Europa, messo lì, e tutti diranno lui sa come fare. E certo, se sa come fare per i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, chiaramente rende anche molto l'idea di che ministro di quello che vorrà fare il ministro dell'economia nel nostro paese e di come vuole utilizzare i soldi dei cittadini, e non i soldi delle tasse e quindi del bilancio dello Stato, ma soldi e i risparmi dei cittadini per andare a sanare i danni che questa politica ha fatto inventare. Quindi al Ministero dell'Economia un uomo dell'Ocse, al Ministero del Lavoro un uomo delle COP e al Ministero dello Sviluppo Economico una donna di Berlusconi. Diciamo che l'uomo dell'Ocse è l'elemento che ci preoccupa molto di più. Ancora non ha fatto nessuna uscita pubblica seria. Vediamo subito nei provvedimenti cosa ci porterà, ma francamente non abbiamo diciamo la sensazione che ci sia molto diverso da quello che è stato fatto dal governo Monti e dal governo Letta nei primi suoi mesi. L'uomo delle cooperative al lavoro è un altro scandalo, infatti abbiamo già chiesto la sfiducia al Senato perché non è possibile
quando è un conflitto di interessi così madornale al dicastero del lavoro. Chiaramente se tu rappresenti le cooperative, farai di tutto per agevolare le cooperative. Questo è, ma se tu agevoli le cooperative lo fai a scapito di qualcun altro. Questa è una cosa che è assolutamente inaccettabile. E in più al Ministero dello Sviluppo Economico, ministro per cui abbiamo anche per lei chiesto la sfiducia, non solo è una persona che viene dalla destra, ma è anche un'imprenditrice che ha completamente esternalizzato tutta la sua produzione all'estero. Cioè tu metti al Ministro dello Sviluppo Economico una persona che non ha creduto neanche nel paese in cui ha la sua azienda, ha portato tutte le sue produzioni all'estero. Come si fa a pensare di poter mettere un ministero che deve decidere la strategia economica di sviluppo industriale del paese quando manco lei ha voluto fare in questo paese? È una cosa completamente assurda. In più, soprattutto, essendo un'imprenditrice e avendo delle aziende, ha un conflitto di interessi interno che non gli permette di prendere decisioni che possono anche lontanamente andare a toccare quello che è il suo business. Questa cosa deve finire, non è più possibile. O ci decidiamo che bisogna mettere in questi posti fondamentali del paese delle persone rette, oneste e capaci, oppure continuiamo come abbiamo sempre fatto fino adesso, che mettiamo nei ministeri la gente più disparata, anche se incompetente, tanto poco importa, basta che si fanno gli interessi propri, gli interessi delle proprie aziende. Prima l'ha fatto Berlusconi, oggi lo fa il PD. Si va avanti così, ma francamente pensiamo che avanti così possiamo andare avanti ancora per poco. Ecco, torniamo un attimo in casa Movimento 5 Stelle, perché devi raccontarci qualche aneddoto, come ci hai detto, su Grill Casaleggio. Però ti introduco questo perché a proposito dell'epurazione di Campanella, Bocchino, Orellana e Battista, il tuo collega al Senato Battista ha detto questo, ha scritto questo in un comunicato: perché queste persone, cioè quelle che mi criticano, quelle che vogliono che ce ne andiamo, non approfondiscono meglio la gestione del fondo di garanzia, fondo scelto su indicazione di Casaleggio, non approfondiscono meglio il discorso delle commissioni in essere e le modalità con le quali le banche possono trarre vantaggio da questo fondo? Non sarebbe piuttosto il caso di attivarsi per destinare queste somme al fondo per le politiche sociali, dal momento che la vera emergenza è la disoccupazione e la povertà, oppure al fondo nazionale per le non autosufficienze? Ecco, in sintesi, tu dici il problema dei dissidenti è un semplice problema di democrazia. Chi ha l'opinione... L'opinione che prevale deve essere rispettata, come in ogni... Invece Battista praticamente rilancia gettando fango su Casaleggio e su Grillo. Ecco, posto il fatto che lui è al Senato, tu alla Camera, vuoi darci una spiegazione di questo? Intanto ci racconti questi aneddoti dei quali parlavi prima su Grillo e Casaleggio? Inizio uno più generale, nel senso che... Ieri l'altro ero con un mio collega romano a parlare con il deputato Causi del PD, che è un romano, sul decreto Salva Roma, perché volevamo capire dal PD cosa volesse fare, se volesse ritirare, se voleva accettare le modifiche che gli proponevamo per portarla a casa e convertirlo. In quel momento il deputato del PD era al telefono con la Boschi, chiude il telefono con la Boschi e ci dice: guarda, io ero al telefono con la Boschi, mi ha detto che avete avuto direttiva da Casaleggio di far decadere il decreto, quindi non accettiamo niente di quello che ci proponete e lo lasciamo decadere. Devo premettere che Casaleggio o Grillo non sono mai, ma dico mai, intervenuti su una decisione politica che il gruppo parlamentare ha preso in questi mesi. Anzi, e devo dire che loro ci chiamano per sapere se quello che stanno scrivendo sul blog
è compatibile e in linea con quello che noi stiamo scegliendo e stiamo decidendo a livello parlamentare, perché è successo tante volte che loro hanno fatto uscire dei comunicati che erano perfettamente non in linea con quello che, con cui noi stiamo facendo, quello che noi stiamo facendo in Parlamento, e si è messo fortemente in difficoltà. E, Grillo e Casaleggio, soprattutto Casaleggio, vengono una volta al mese, due volte al mese a trovarsi a Roma, ma non per dirsi quello che dobbiamo fare. Ci riuniamo insieme a loro commissione per commissione, ci dicono cosa state facendo, cosa volete fare, come vi può aiutare il blog per portare, per dare informazione di quello che state facendo. Questo è il metodo che è utilizzato da Beppe Grillo e Casaleggio nei nostri confronti. Mai, veramente mai è successo che ci arrivasse da loro un diktat e dire adesso andate in quella direzione. Anzi, vi dico che se dovesse arrivare, se mai dovesse arrivare, molti di noi, io compreso, non prenderemo molto bene la cosa, perché siamo perfettamente consapevoli che noi siamo lì, stiamo facendo il nostro lavoro, ce la stiamo mettendo tutta e stiamo andando in una certa direzione, coinvolgendo anche i cittadini, per fare qualcosa per il bene del paese, perché siamo convinti che quello che stiamo facendo sia giusto. Se ci arriva uno dall'alto che non sa nulla di dinamiche parlamentari, perché non ne sanno assolutamente nulla, come Renzi tra l'altro, hanno sì le loro capacità, ma Beppe è bravissimo come comico e come informatore o mediatore con i cittadini. Casaleggio sì, è un imprenditore, fa molto bene alla comunicazione, ma non ne sa niente né di salute, né di lavoro pubblico e privato, né di bilancio dello Stato. Se mi dovesse arrivare un dito dall'altro una persona così, la prenderei veramente come uno sberleffo nei miei confronti, perché io lavoro per una collettività, metto tutto il mio impegno, studio ore e ore al giorno per cercare di fare la decisione migliore, tu mi arrivi e mi dici cosa mi devi fare, forse non hai ben capito come funziona. Ma non lo faranno mai, non lo farebbero proprio mai. È una concezione che dal punto di vista mediatico gira, ma che è completamente falsa. Soprattutto ho fatto l'esempio all'inizio di Boschi e Causi, perché da quello si capisce che nel PD, come negli altri partiti, sono talmente abituati a ricevere degli ordini e a fare quello che gli viene chiesto di fare e non battono ciglio, che per loro sarebbe normale che Grillo e Casaleggio ci chiamassero, ci dicessero quello che dobbiamo fare. E noi, quando Causi ci ha detto quella cosa, quasi ci siamo messi a ridere e abbiamo detto che vabbè, non c'è niente da fare con questa gente qui. Ma che sono dei discorsi da servi quello che stanno facendo, perché se tu mi dici, senza avere nessuna consapevolezza di quello che è la realtà, Grillo ha Casaleggio ha chiamato perché devono comportarsi così sul Salva Roma, significa che qualcuno a te ti chiama giornalmente e ti dice cosa devi fare. Loro sicuramente si muovono in quel modo lì, loro sono abituati a muoversi in quel modo lì, noi cerchiamo, pur sbagliando, perché chiaramente qualche volta sbagliamo, di fare le nostre scelte, le nostre decisioni, mediandole il più possibile con il territorio, con la situazione di categoria, nel modo migliore possibile, prendendo le decisioni più condivise possibile nel gruppo. E riguardo a Battista, la questione del fondo per le piccole e medie imprese, non solo noi abbiamo fatto tutta la campagna elettorale con Grillo, che ha fatto tutto il suo famoso tsunami tour per tutta Italia dicendo che ci saremmo ridotti lo stipendio e avremmo messo quei soldi per aiutare le piccole e medie imprese, ma poi anche in Parlamento abbiamo rimesso in discussione, pur diciamo in maniera erronea, visto che tu hai fatto una campagna elettorale dicendo quello, che avresti messo quei soldi
per le piccole e medie imprese, comunque abbiamo detto pensiamoci dove metterci questi soldi, perché sono comunque 2-3 milioni ogni due mesi, sono parecchi soldi, siamo sicuri di volerli mettere tutti in quel fondo o solo in quel fondo? Il gruppo, tutto il gruppo, ha deciso comunque di metterlo nel fondo per le piccole e medie imprese, anzi abbiamo dovuto anche combattere in Parlamento per farcelo aprire questo fondo. Adesso che arrivi qualcuno e mi venga a dire, dopo che abbiamo fatto riunioni su riunioni per decidere battaglie in Parlamento e anche davanti al Ministero dell'Economia per farci aprire un IBAN dove versare i soldi, dirci che quella cosa c'è stata indicata da Casaleggio, mi pare abbastanza singolare. Ora, che quei soldi potessero essere messi non nel fondo delle piccole e medie imprese, ma nel fondo per la non autosufficienza, piuttosto che qualsiasi altro fondo, è una cosa che ci può dire. Però dirmi che tu non lo sapevi e che non hai potuto scegliere insieme al gruppo dove metterli, sei un bugiardo, e che è un falso. E la questione aggiuntiva che lui mette sul fatto che le banche beneficiano dei soldi messi su questo fondo, un falso ideologico, chiaramente sono le banche che danno il credito alle imprese, è così in tutta Italia, anzi è così in tutto il mondo, non c'è un finanziamento diretto dello Stato alle imprese, se non qualche incentivo sporadico. Il fondo è un fondo di garanzia, cioè nel senso io imprenditore vado in banca, dico mister voglio fare questo tipo di investimento, non ho garanzie da darti, però posso chiedere a te banca di appoggiarti a questo fondo statale che mi copre per un'eventuale insolvenza che io imprenditore dovessi avere nei tuoi confronti. Esattamente questo è il meccanismo del fondo di garanzia, cioè io per ogni 2 milioni, ogni milione che deposito in quel fondo posso sviluppare un gettito reale da parte delle banche equivalente a 10 milioni, perché quel milione serve soltanto come copertura di garanzia per un'eventuale insolvenza. Ora, le banche ne beneficiano, nel momento in cui io imprenditore non ti pago, non pago il mio debito con te banca e la banca prende comunque quel debito a una rivalsa da parte dello Stato. No? È un sistema economico che così funziona nel paese. Le banche danno i soldi, se tu fallisci non hai soldi da... per risarcire la banca normalmente va ha un credito che non riesce, un credito inesigibile. Allora le banche in questo periodo storico si trovano nella posizione di dover chiedere sempre più garanzie agli imprenditori, altrimenti non ti danno credito. Io aiuto l'imprenditore ad avere un credito dalla banca grazie a una garanzia che ti dà lo Stato, è un aiuto che ti do, qualcuno gliela fa prenderlo, alcuni imprenditori sono hanno dei valori economici della loro azienda talmente terrificanti che la banca comunque non gli garantisce un credito, è uno stimolo che do. Dire a me parlamentare che mi riduco lo stipendio, che metto tutti i soldi che non spendo in questo fondo per dare un aiuto per quanto mi è possibile, io comprendo che i nostri 2 milioni, 3 milioni o 5 milioni o 10 milioni che saranno fra qualche mese non risolvono sicuramente il problema delle piccole e medie imprese in tutta Italia. Io cerco di darvi, per quanto mi è possibile, uno stimolo e un aiuto. Se tutti i parlamentari facessero come me, lo stimolo e l'aiuto sarebbe molto superiore dei soldi che solo il Movimento 5 Stelle riesce ad accantonare. Diciamo che quindi questi dissidenti, tra l'altro Rellana, è anche già da un po' di tempo che tutto sommato dimostra di non sentirsi più a proprio agio all'interno del Movimento 5 Stelle, sono alla ricerca di un pochino di visibilità, oppure, o anche secondo te, hanno qualche contatto con il PD
ha maggior ragione ora che c'è Renzi, e quindi di fronte a un vostro no a ogni tipo di trattativa con i partiti tradizionali, loro stanno cercando in un qualche modo di, tra virgolette, giocare con loro per una prospettiva a breve termine futura. Ma guarda, di sicuro il PD, visto che al Senato ha soltanto 7 voti di scarto, cercherà in qualche modo di avvicinarli o di cercare un certo tipo di consenso da loro. Io francamente, se fossi in qualsiasi partito, sarei fortemente in difficoltà a riporre la mia fiducia su delle persone che hanno completamente tradito il gruppo a cui appartenevano originariamente. Beh, ho fatto fatica a fidarmi, sono stati, diciamo, scorretti nel partito in cui, nel movimento. Pronto? Pronto? Tanio! 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 È finita la linea! Lo richiamo? È caduta? Sì. Eh sì, cazzo. Ma è che lo richiamo, cazzo. 392. Eh sì, è quello, spero. Vieni qua, Tanio. Viva voce c'è? Sì, Andrea, è caduta la linea, ti rimetto a viva voce. Eccoci. No, ripeto, se fossi il PD mi fiderei poco di delle persone che hanno voltato le spalle il movimento di cui facevano parte, e quindi farei fatica a riporre in loro la fiducia. Certamente cercheranno di avvicinarli. Abbiamo anche notizie dell'ala, diciamo, più di sinistra del PD, quella rappresentata da Chivati e altri senatori e deputati, che vogliono in qualche modo formare un'area di dissenso all'interno del governo Renzi un pochino più numerosa, capace anche di poter essere, diciamo, determinante al Senato, perché alla Camera comunque il PD. Ultime tre domande, la prima delle ultime tre. Da soli, senza allearvi con nessuno, tu prima dicevi: noi non siamo qui per accontentare i territori, la nostra è una sfida culturale, che quindi finisce nel momento in cui questo sistema e questo insieme di teste più o meno anonime riusciamo a cambiarle. Ecco, questo cambiamento da soli, però, senza, rifiutando ogni tipo di alleanza, secondo te è un'utopia oppure può diventare realtà? Guarda. Bene. La legge elettorale che l'Italia stanno facendo e che forse abbiamo dei dubbi che riusciranno a portarla a casa, ma pare che siano, visto che l'accordo è stato fatto tra PD e Forza Italia, hanno parecchi numeri e quindi dovrebbero riuscire a portarla a casa. È una legge elettorale che permette al partito che prende un voto più dell'altro, non è devi prendere il 30, il 40 o il 50%, devi prendere un voto in più di tutti gli altri e ti dà il 55% dei seggi in Parlamento e quindi ti permette di governare. Quindi la questione è che da soli non riusciremo a mai raggiungere il 51%, è un falso mediatico, nessuno raggiunge il 51%, ha raggiunto il 51%, neanche il PD ha raggiunto il 51% eppure il 53% dei seggi alla Camera dei Deputati. Con questa legge elettorale chi vince governa e governa tutto, gli danno governo e Parlamento con tutti i numeri necessari per governare. Ecco, noi abbiamo questa consapevolezza e anche noi
noi come gruppo, e anche Beppe qualche volta l'ha ribadita, noi non siamo, come l'ho già detto prima, un movimento che vuole tirare a campare come un IDV, come un radicale per 5, 10, 15, 20 anni, 30 anni. Noi vogliamo portare una rivoluzione all'interno del paese e lo vogliamo fare ora, perché questo è il tempo, non abbiamo più tempo da aspettare. Noi ci aspettiamo che anche questo governo non durerà fino al 2018, ma credo che questa sia una sensazione generale un po' di tutti, anche dei cittadini normali. Durerà 6 mesi, un anno, quello che è, poi si riandrà alle elezioni. Se in quel momento i cittadini avranno la consapevolezza di dire che non c'è più partito rappresentativo, il metodo dei partiti è completamente fallimentare, che hanno preso in giro per qualche altro anno, nonostante l'abbiano preso in giro per 20 anni, e vogliono veramente dare la possibilità a noi e a loro che ci votano di cambiare radicalmente il paese e mettersi al governo di questo paese, allora noi avremo la capacità di dimostrare quello che vogliamo fare, e vi posso già garantire che già in questo momento saremo nella possibilità di poter governare benissimo questo paese, perché abbiamo capito benissimo come sono i meccanismi che lo regolano. Non è niente di difficile come loro vogliono farvi credere. Se questo non dovesse avvenire e dovessero revincere nuovamente questi partiti, noi prendiamo coscienza del fatto che questo è un paese che gli va bene vivere così, gli vanno bene questi partiti, nonostante le continue prese in giro, nonostante non ci sia mai effettivamente un vero cambiamento di questo paese, a quello punto anche noi prendiamo coscienza che il nostro progetto, quello che volevamo portare come valore aggiunto a questo paese, non viene accettato, i cittadini non lo vogliono e facciamo un passo indietro. Anche questa è la democrazia. Ripeto, come ho già detto prima, io non ho la presunzione che quello che dico sia approvato da tutti, sia la cosa migliore, che ci sia soltanto io e tutti gli altri non sono nulla. Io dico soltanto ai cittadini che non ho interessi superiori a quello di un qualsiasi altro cittadino normale. Facevo l'infermiere fino a 10 mesi fa, non abbiamo intarlassi particolari, anzi non abbiamo proprio nessuno, né con fondazioni, né con banche, né con aziende, né dobbiamo piazzare i nostri uomini nelle aziende, nelle partecipate, né negli enti pubblici. Tutto quello che facciamo lo facciamo solo e unicamente perché crediamo che vada nella direzione del benessere e del bene comune, e questo è, diciamo, un valore di onestà e di coerenza che noi portiamo avanti. Fossi stato accettato e approvato dai cittadini, noi avremo la possibilità di governarlo questo paese e effettivamente di cambiarlo come nessun altro partito è in grado di farlo. Se questi cittadini non lo vogliono fare, ripeto, è la democrazia e ne prendiamo atto. Fossi stato tu alle consultazioni al posto di Grillo, lo avresti interrotto il premier Renzi oppure lo avresti fatto terminare e lo avresti quindi attaccato dopo? Guarda, io sono uno di quelli che alle consultazioni, quando abbiamo è stata data la possibilità di votare per andarci o non andarci, ho votato per non andarci, perché era una presa in giro unica. Devo anche dire che il giorno che ci sono state le consultazioni, poi io alla sera sono andato a cena con Luigi Di Maio, che era lì a fianco di Beppe durante le consultazioni, con Alessandro Di Battista e un altro paio di miei colleghi, e abbiamo parlato assieme di quello che è successo in quel momento. Francamente Grillo non ha detto né niente di più né niente di meno di quello che gli avremmo voluto dire noi. Sicuramente lui ha usato un metodo più irruento, perché Beppe è così, a quel tono e a quei modi, ma se non ci fosse stato lui, ci fosse stato Luigi con Federico Dinca da soli davanti a lui, forse ci sarebbe stato leggermente più dialettica, ma i concetti
sarebbero state esattamente gli stessi, e non ci sarebbe stato, diciamo, un confronto su un programma che non esiste, perché lui in quel momento non aveva alcun programma da portarsi avanti, c'era lo stesso identico programma che si sentiva da 3 mesi nelle televisioni, era soltanto una farsa e noi tutti lo sapevamo, non ci volevamo andare, i cittadini hanno detto di sì, ma siamo andati lì semplicemente a ribadire quello che era il concetto che avevamo nella testa. Francamente, non, magari Renzi avrebbe avuto la possibilità di dire qualcosa, ma non certamente di esporre il suo programma, cosa che assolutamente, ripeto, non c'era. Star lì davanti e farsi raccontare il solito spot pubblicitario da lui, sicuramente né io né altri ci saremmo stati. Forse, a differenza di Beppe, che è stato lì a parlare per diversi minuti, noi probabilmente ci saremmo alzati e andati via molto prima di lui. Saremmo andati lì, sì, per dirgli che la fiducia non gliela davamo, che non credevamo assolutamente in tutto quello che diceva, che rappresentava un potere indegno che noi non riconosciamo. Arrivederci, grazie. Ecco, a tal proposito, una elettrice del Movimento 5 Stelle di Pian di Meleto ci scrive, ha scritto alla radio: altri 4 senatori in meno. È inutile che Grillo parli. Lo streaming con Renzi l'ha gestito da cani. Poteva ribattere punto per punto lasciandolo parlare. Invece ha fatto la solita figura di prepotente. Purtroppo mi convinco sempre più che dopo anni di monologhi non riesce a stabilire un dialogo, un confronto con nessuno. E conclude: mi dispiace. Ecco, cosa ti senti di rispondere a questa amica elettrice del Movimento 5 Stelle di Pian di Meleto che poco fa ci ha scritto questo messaggio? No, guarda, questa è una domanda che mi hanno posto anche altre volte. Rispondo come ho risposto anche le altre volte. Cittadini italiani, come l'ho già detto prima durante questa serata, la consultazione, non sapevano neanche che cos'era, non l'avevano mai vista in vita loro. E noi, da quando siamo arrivati in Parlamento, tutte quelle che abbiamo fatto, le tre che abbiamo fatto, le abbiamo sempre mandate in streaming, proprio perché vogliamo fare le cose alla luce del sole. Il fatto che molti ci dicano che avremmo potuto ribattere punto per punto è un'aspettativa che è più creata da un'attesa che è costruita dai media, dai giornali, dai telegiornali, che per ore o giorni dicono: ah, ci sarà la diretta streaming con il Movimento 5 Stelle, chissà cosa si diranno, che ne è veramente basata sul contenuto. L'ho già detto, il contenuto in Renzi non c'è. Non l'ha mai espresso, non l'ha espresso neanche in queste due o tre giornate in Parlamento. Ribattere punto per punto ad uno slogan non ha assolutamente nessuna efficacia, ma non ha neanche assolutamente nessun senso, perché se uno mi viene e mi porta il suo programma, la carta nelle mani, mi dice: io voglio fare questo in questo modo, io posso entrare nel merito di quello che lui mi sta dicendo. Ma se lui mi dice: vengo lì, voglio abbassare il cuneo fiscale e togliere il Senato per il Senato delle regioni, senza giustificare niente, non ribatto niente. Cioè, posso ribattere semplicemente con un altro tipo di slogan, ma non ha assolutamente nessuna utilità effettivamente per i cittadini. È soltanto una schermaglia, un dibattito politico che è equivalente a qualsiasi dibattito che si può vedere in televisione, ma se di sera non è niente di che. Ora che noi, quando abbiamo fatto la consultazione online, non sapevamo che sarebbe venuto Beppe. Che poi Beppe ha deciso di venire è stata una sorpresa, anche perché la sera prima era Sanremo, e quindi non ce l'aspettavamo che venisse a Roma. Ci sarebbero andati tranquillamente i nostri portavoce, i nostri rappresentanti. Ripeto, e voglio precisare, come ho precisato prima, che
certamente un comunicatore, un bravo comunicatore, ma che non vuole e non sta facendo, non ha nessuna carica politica. Non ce l'ha perché non è quello, non è il ruolo, non è il ruolo di decisore nell'elaborazione di una legge o di una strategia parlamentare o di un programma elettorale. Lui è bravo, molto bravo a comunicarlo, ma identificare Beppe come il Renzi del Movimento 5 Stelle o il Berlusconi del Movimento 5 Stelle è un errore ed è purtroppo un assetto culturale che ci portiamo dietro dopo 20 anni di berlusconismo. Questo francamente noi stiamo cercando in tutti i modi di cambiarlo. Allora, che Beppe dopo tanti monologhi non sia capace di fare, diciamo, un confronto normale, è una valutazione che si può anche fare. Però io ho la richiesta da fare ai cittadini di non considerare Beppe Grillo alla stregua di qualsiasi altro premier politico, perché gli altri premier politici vengono a imbonirti e giustificarti che sono dei grandi statisti. Beppe non te lo dirà mai, un grande statista, ma lo dice apertamente sempre. Dice: io non ne so niente di quello che fa, di quello, non so come è una linea, non so come funziona la legge, non so neanche scriverla, non so neanche farlo. E non la vuole neanche fare, non si candiderà mai e neanche se è mai candidato. Perché lui è un mediatore comunicativo, ha creato il movimento, ha creato un progetto, ma lui lo porta avanti nelle piazze, non lo porta mai avanti nelle istituzioni. Non fa il sindaco, il consigliere regionale o il parlamentare, e mai lo farà, perché quello non è il suo ruolo. Anche perché non potrebbe, no? Non hai requisiti. Non hai requisiti, giusto? Non hai requisiti per... all'interno del Movimento 5 Stelle, sì, certo, però, voglio dire, ci abbiamo fatti condannati in Parlamento per fior di reati, non è questo il concetto chiave. Il concetto chiave è che non bisogna vedere Beppe Grillo come l'imprenditore che scende in campo. Lui non scende in campo, lui fa scendere in campo i cittadini. Qualsiasi cittadino che si impegna, che fa attivismo, che sviluppa delle capacità, delle conoscenze, che mette a disposizione, vuol dire, il suo impegno, il suo tempo a favore della collettività e delle amministrazioni, è espressione del movimento. Lui si cura solo di far sì che il movimento abbia una tenuta territoriale e che abbia una platea, una distribuzione dell'informazione a livello nazionale. È il nostro megafono mediatico, ma è questo che le cose politiche le fa fare a noi. Chiaramente si informa da noi, viene da noi, chiede quello che stiamo facendo, perché ovviamente lo deve sapere. Però, ripeto, non ci dice cosa dobbiamo fare, semmai ci dà dei consigli, come può essere un qualsiasi interlocutore. Ci rendiamo conto che è stata una persona importantissima per il movimento, senza di lui il movimento non sarebbe esistito. Abbiamo sicuramente un grande debito di riconoscenza nei suoi confronti, e questo è indubbio. Lui ha grande rispetto, noi abbiamo grande rispetto di lui, e lui ha un grande rispetto di noi e del lavoro che stiamo facendo. Quindi... Bene, io prima di concludere voglio farti una domanda, l'ultima, che riguarda specificatamente la nostra provincia, nel senso che tu tempo fa, qualche mese fa, avevi preso una posizione di buon senso e tutto sommato neanche troppo popolare rispetto alla riorganizzazione sanitaria, quindi degli ospedali, che domandina delle 12:30 notturne. Quindi, per concludere, come camomilla, diciamo così, come tisana, quello che preferisci, facciamo un accenno, visto un po' che poi ti occupi anche di questo, no? Alla commissione, come diceva la commissione alla Camera. Ecco, vogliamo fare un po' un accenno
rispetto a questo tema molto sentito, quindi dell'ospedale unico e di riorganizzazione degli ospedali di rete, di polo, degli ospedali dell'entroterra? Qual è il tuo pensiero? Ecco. Allora, quello che mi è anche stato, diciamo, contestato a volte dal territorio, da una parte contestato, da una parte lodato, ovviamente, perché quando si parla di sanità, qualcuno accontenti, qualcuno sconfitti sempre, purtroppo è una commissione che è un po' così. Lo Stato centrale con Balduzzi ha preso una decisione che non è giusto o sbagliata, è una scelta che si fa. Lo Stato centrale ha deciso di tenere dei grossi ospedali sul territorio e di gli altri piccoli ospedali territoriali trasformarli nelle cosiddette case della salute. Questo è una cosa che non esiste solo in Italia, esiste anche nei paesi anglosassoni, e se è giustamente organizzata funziona. Un'altra scelta che si poteva fare, come hanno fatto anche altri paesi europei, è quella invece di tenere tante piccole strutture, ognuno con la sua specializzazione, nel territorio. Sono due scelte completamente diverse l'una dall'altra, e non è che una funziona meglio e l'altra funziona peggio, è soltanto una scelta. Bisogna andare in una direzione e non rimanere nel mezzo come eravamo noi, dove avevamo i grandi ospedali, i piccoli ospedali, tutti completi di tutto, ed avevamo effettivamente un servizio sanitario che non funzionava benissimo. Non è che adesso funzioni meglio, anzi forse adesso funziona molto peggio, e dopo vi spiego perché, che però drenava una moltissima quantità di denaro pubblico per dare un servizio che non era né efficiente né efficace. La scelta fatta dal governo di tenere i ospedali centrali e i piccoli ospedali trasformati in case della salute funziona nel momento in cui tu, e funziona anche in tutti gli altri paesi europei, in cui tu chiudi gli ospedali piccoli, chiudi, togli dei servizi a degli ospedali piccoli, trasferendoli solo a quello grandi, ma fai un forte investimento dal punto di vista territoriale. Cioè, metti molto servizio domiciliare per gli anziani, metti molti mezzi di elisoccorso, di ambulanze sul territorio. Le case della salute sono efficienti, cioè hanno delle liste d'attesa tra le visite specialistiche molto brevi, ed hanno comunque dei servizi che sono comunque inderogabili all'interno di queste strutture, come alcuni apparati di radiologia che di cui non costeranno. Questo è mancato non solo nelle Marche, è mancato più o meno in tutta Italia. Loro hanno semplicemente fatto un taglio lineare alla spesa, dicendo adottiamo il modello anglosassone, grossi centri molto specializzati, case della salute, così risparmiamo i soldi e diamo un servizio migliore per i cittadini. Invece loro hanno tagliato i soldi e hanno dato un servizio di merda ai cittadini. Cosa sarebbe cambiato se loro avessero tenuto tutti gli ospedali come li avevamo nell'assetto normale di 3 o 4 anni fa? Sarebbe successo che la nostra regione sarebbe stata commissariata dallo Stato, come altre 5 regioni sono commissariate, lo è stata anche il Veneto, che è una regione che è notoriamente una regione con una buona sanità. Far commissariare la nostra regione dal punto di vista sanitario sarebbe stato veramente drammatico. Dai, drammatico così che non siamo commissariati, con un commissario straordinario che comincia ad alzare le tasse e a chiudere tutto l'inverosimile, sarebbe stato veramente un grosso problema. Però il problema non è stato affatto risolto, anche ora, forse dal punto di vista economico e contabile della regione ai conti a posto, ma togliamo interi territori, soprattutto i vostri da cui mi state chiamando, che sono completamente stati svuotati dal servizio sanitario, che devono fare chilometri per avere un servizio decente, e che i servizi che avevano prima a portata di mano non ce li hanno più. Io questi mesi sono andato diverse volte in regione a parlare con Mezzolani, e sono state anche diverse volte, come potete immaginare, a parlare al Ministero della Salute. Il problema di fondo, lo dico con tutta franchezza, è che abbiamo dato in mano la sanità
a degli incompetenti, non hanno idea, nessunissima idea di che cosa hanno a che fare. Non vi dico neanche, ovviamente il ministro Lorenzin non l'aveva forse neanche mai visto in ospedale prima di diventare ministro. Chiaramente, se tu metti come ministero una persona che non sa di che cosa sta parlando, non può fare niente di buono nella vita, non può fare niente di buono per la sanità, perché io sono un infermiere, ho lavorato 3 anni come infermiere, 2 anni come operatore sociosanitario, conosco la realtà, voglio dire, locale, anche romagnola, della sanità, so quali sono i problemi di base della salute, nella salute di questa nazione, posso dare un aiuto al Ministero, a qualsiasi altro, un contributo per indicare delle scelte e delle soluzioni. La scelta fatta da Balduzzi nel 2012 può non piacere agli entroterra, e questo lo concepisco, può non piacere ai sindaci che attraverso gli ospedali avevano anche un rapporto con l'elettorato, però non è una scelta da demonizzare in quanto tale. La scelta, cioè il sistema da demonizzare, da combattere fortemente, è la gestione che ne stanno facendo. Perché il sistema funziona in tutto il mondo, perché non deve funzionare in Italia. Funziona in tutto il mondo con servizi egregi sul territorio, per esempio il Canada, per esempio la Gran Bretagna, per esempio l'Australia. Allora perché in Italia non deve funzionare? Non deve funzionare perché è gestito esattamente da incapaci. Non sarebbe funzionato neanche se avessimo fatto la scelta di fare piccoli centri con ognuna la sua specializzazione. Non sarebbe funzionato perché se tu hai un apparato politico che si muove solo per convenienza, che nomina i direttori generali per appartenenza politica e non per capacità, i primari per appartenenza politica e non per capacità, in cui hai soltanto uno scontro di potere interno sul dove mettere un servizio e un altro, il cittadino viene comunque messo da parte, sia che sta all'ospedale sia che non sta all'ospedale, perché avere un ospedale che non funziona è pericoloso, equivalente a non averlo e che non funziona. La differenza è molto sostanziale. Ora, cosa si può fare, dal punto di vista dei nostri territori, della mia provincia o delle Marche, ma ripeto, è una cosa che esiste in tutte le regioni italiane, per far funzionare un po' meglio il sistema sanità nel nostro paese. Una sola cosa bisogna fare, bisogna dargli più personale, perché le strutture ci sono, i mezzi ci sono e sono fermi, le apparecchiature ci sono e sono immobilizzate, l'unica cosa che ci manca è il personale. Noi non abbiamo più infermieri, quasi più, troppo pochi per il nostro territorio, e abbiamo pochi medici. Poi, se vogliamo, dopo che abbiamo più infermieri, più medici, abbiamo bisogno anche di più posti letto. È una cosa che però arriva dopo ad avere sbloccato questo turnover, che è bloccato ormai da 5-6 anni. Abbiamo gli ospedali, gli infermieri e i medici che stanno andando completamente al tracollo, perché non è una questione puramente economica dei servizi. Se tu il servizio ce l'hai e ti funziona male perché non hai l'infermiere o il medico che te lo fa funzionare, è come non avere una casa, non averla vuota, è perfettamente inutile. Il personale è veramente il problema fondamentale della sanità in questo paese. Poi ci sono tutti gli altri problemi strutturali, di organizzazione, di dirigenza, di posti letto, investimenti, abbiamo una struttura del 1800, mi va bene tutto, mi va bene qualsiasi appunto che si può fare. Però decidere di fare un ospedale unico e spendere 800, 500, 600 milioni per farlo, ma non avere il personale sul territorio che ti lavora, è soltanto una speculazione edilizia, una speculazione politica e monetaria, ma i cittadini tutto questo francamente rientrano poco, perché l'anziano che è a casa da solo o costretto a farsi assistere dal familiare, che non ha neanche il diritto di vedersi
un infermiere, un medico che gli va 3-4 volte a settimana a vedere, a fargli le cure mediche, amplificarlo, esatto, a dargli esatto. le cure necessarie, francamente per un paese come l'Italia, per un paese che in Europa, un paese democratico occidentale, è umiliante. Scandaloso, è umiliante, esattamente. E questo è veramente... No, ma anche perché, scusami, cioè, se... E con quello che si spende negli ospedali, non so, Sasso Corvaro, no? Un piccolo ospedalino, se guardi, per metà è un ricovero per anziani, purtroppo non dimettono le persone perché non sanno nemmeno dove metterle addirittura. Se questi soldi che si spendono e quindi che si riempiono nelle strutture potessero essere spesi in infermieri che vanno a domicilio, questi anziani sarebbero contenti 4 volte di più e costerebbero probabilmente meno anche al sistema sanitario, paradossalmente. Ma l'idea sviluppata a tempo da Balduzzi, cioè sulla carta, sulla legge, era proprio questa. Diamo più assistenza domiciliare, diamo più servizi. E scarichiamo i costi dall'ospedale, caspita, non era da poco. E vediamo l'ospedalizzazione, cioè l'ospedalizzazione del malato come l'ultima razza, la cuzie e soltanto i casi proprio emergenziali. Questa sarebbe, guarda, sarebbe da fare proprio una puntata magari quando sei a Pesaro eccetera, proprio specifica su questa cosa, che sarebbe molto interessante. Sì, perché guarda, io capisco veramente la difficoltà dei cittadini di Cossombrone o di Sasso Corvaro o addirittura i paesi ancora più interni. Io guardo esperienze qui abbiamo esperienze dirette con due anziani che stiamo seguendo. Esatto, un Borgo Pace, quei paesi di confine che sono lontano da qualsiasi cosa, lo comprendo. Però da legislatore, diciamo, nel momento in cui tu mi metti in questa posizione e mi dai la visione dall'alto, mi rendo anche conto che siccome i soldi non sono assolutamente intenzionati a mettersi in questa sanità. No, ma almeno dare la possibilità, tra virgolette, dell'autogestione locale a quel punto. Anche. Diciamo che purtroppo la figura del, mentre in alcune regioni, vedi l'Emilia Romagna che si sta muovendo molto bene da questo punto di vista, in cui le case della salute l'ha fatte molti anni fa, il servizio territoriale incomincia a funzionare molto bene, e anche la Toscana è un'altra regione che sta funzionando veramente egregiamente da questo punto di vista. Ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale è sempre il Servizio Sanitario Nazionale con tutti i suoi attacchi e tutte le sue beghe, ma in quelle regioni dove hai una dirigenza che ragiona e che funziona, nonostante i pochi soldi, infatti. Mezzi, riesci a far funzionare. Nel momento in cui tu, a te ti manca questa capacità proprio come dirigente dell'amministrazione pubblica, i soldi che hai a disposizione li spendi male o non li spendi nella maniera giusta e non hai neanche in mente un progetto a medio o lungo termine per andare a tendere una direzione. Questa è una mancanza che io francamente abbiamo una proposta di legge che entrerà in discussione nella nostra commissione sulla nomina dei dirigenti generali, ma poco cambia. Chi gestisce veramente i soldi, che è la regione, li gestisce sempre in questo modo. Noi in regione abbiamo degli appalti che ci costano milioni e milioni di euro, sono una truffa a danni dei cittadini allucinante. Anzi, vi dirò che la provincia di Pesaro è una delle province che drena quasi un terzo dei soldi della sanità regionale, lasciando a secco le altre province, con esclusione dell'ospedale Torrese di Ancona, su cui la regione ripone tutte le sue speranze, ma che è un ospedale, anche se grosso, da solo in tutta la regione Marche, che è un territorio molto vasto, è un ragionamento strategico un po' povero, però ripeto, la classe politica che abbiamo non ce la merita, non ci meritiamo francamente qualcosa di molto meglio, però siamo noi cittadini che ce la scegliamo. No, tra l'altro c'è, ho assistito personalmente, poi purtroppo per impegni non ho potuto seguirla, si stanno muovendo molto bene, cioè il Movimento 5 Stelle locale in questo caso, Pesaro, fanno delle commissioni su tutti i settori
Una dei settori è proprio la sanità, per cui è una cosa che magari in pochi sanno, ma c'è dietro un bel lavoro e anche di squadra, tra l'altro, su queste cose qui. Una parentesi per i nostri ascoltatori, quello che state ascoltando, per chi magari si fosse interessato, perché la cosa incredibile è che ci si stanno in notturna aumentando gli ascolti, si vede che hanno finito di vedere la televisione, non lo so io che cosa sta succedendo, a momenti abbiamo più ascolti di prima. E potete vedere comunque il podcast tra un paio di giorni, lì si vede direttamente, oppure da domani potete seguire la replica via radio. Tu volevi fare una domanda veramente flash, guarda, non ti voglio fare più perdere tempo, anche perché davvero ti abbiamo ridotto a pezzi stasera. La domanda è velocissima, nel senso che il Movimento 5 Stelle immagino da qui a poco dovrà aprire le candidature per le primarie per quanto riguarda le europee. Si sa qualche cosa? Se sì, ci saranno poi per candidarsi diciamo delle particolari attitudini o no? Allora, noi come parlamentari lasciamo il sistema della scelta delle candidature come è avvenuto per le parlamentari, come avviene ai nostri organizzatori che sono lo Stato. Vi posso dire che il sistema elettorale europeo prevede delle circoscrizioni molto grandi. La nostra circoscrizione, che è la circoscrizione del centro Italia, riguarda le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Toscana, mi pare. La Toscana, sì. E la Toscana. E ci saranno circa una quindicina di candidati nella nostra, per ogni partito 15 candidati, ovviamente ripartiti per popolazione, ovviamente quindi c'è le primarie, cioè io cosa voterò per esempio, cioè i candidati, quindi le candidati di 3-4 regioni, cioè un rappresentante di una circoscrizione di 3-4 regioni. Sceglierai il candidato della circoscrizione centro di tutte queste quattro regioni. È chiaro ed è anche ovvio che le Marche fanno 1,5 milioni, 1,3 milioni abitanti, quando soltanto la città di Roma ne fa più di 10 milioni. Certo. Quindi chiaramente il peso territoriale si fa sentire. Ho capito. Ma passerà molto tempo? Cioè queste le apriranno velocemente o? Non passerà molto tempo, la cosa avverrà nel mese di marzo, fine marzo, perché dal 15 aprile partirà diciamo il tour delle europee. Che faremo il tour delle europee, delle amministrative e regionale, della regione Piemonte e della regione Abruzzo, perché queste due regioni vanno alle elezioni, e la novità è che questo tour la faremo anche tutto noi parlamentari, cioè noi nella circoscrizione centro ci muoviamo noi parlamentari del centro, cioè Bonafede della Toscana, Alessandro Di Battista del Lazio, io insieme a Patrizio Tertoni, la Stella d'Agostino nelle Marche, e ci muoveremo noi in questo tour città per città anche nelle Marche. Ancora non abbiamo ben definito tutto il calendario, ma alleggeriamo molto il lavoro di Beppe, anche perché non riuscirebbe a fare 80-90 serate in un mese, ne farà alcune, con la consapevolezza che comunque noi diamo il nostro contributo come parlamentari per la prima volta, perché è la prima volta che Beppe decide di utilizzare il valore del movimento, che è cresciuto negli anni come strumento anche di informazione, divulgazione di diciamo campagna elettorale nel territorio, noi parlamentari insieme ai candidati sindaci nelle città dove si va alle elezioni comunali, e insieme ai candidati delle europee che verranno scelte sul blog di Beppe. Ecco, questa domanda non te la volevo fare, ma la colpa è di Tanio. È l'ultima. È proprio l'ultima, basta, però mi ha indotto, no? Perché D'Alema, è uscito l'ultimo libro di D'Alema, Non solo euro, nel quale praticamente dice cose abbastanza tutto sommato condivisibili, ossia che non serve più Europa, ma serve un'altra Europa, che occorre rafforzare il principio di solidarietà per il quale i più poveri non debbano paradossalmente finanziare i più ricchi,
laddove si, ci sia una politica di un'Europa nella quale ci sia una politica di crescita e di sviluppo anche attraverso rilevanti, cito testualmente, programmi di investimento da parte degli stati nazionali dell'Unione stessa, e quindi infine propone la costruzione di una grande Europa federale laddove vengano rafforzati i poteri del Parlamento e della Commissione. La tua, la vostra, in breve, idea di Europa. Guarda, allora intanto da lì... Domanda dell'una. Allora, a parte che non ha tirato fuori niente di nuovo... Infatti, cioè, cose condivisibili lì perché comuni, ecco, dai. Esatto, e poi era l'idea di Europa di quando è nata, insomma, da dopo il dopoguerra. Al tiro Spinelli, diciamo, dai. Ok. Va bene, poi si vede che hanno già incominciato la loro campagna elettorale per le europee, la sparare esattamente come la... Lui è rottamato in Italia, sta cercando di... Va bene, ma mi va bene, perché come concetto di Europa sarebbe l'ideale, cioè l'Europa finalmente un'Europa di solidarietà tra i popoli, in cui uno stato del nord aiuta uno stato del sud invece di farlo morire come la Grecia o il Portogallo. Come vogliono fare come con l'Italia, vivremo sicuramente in una situazione in cui tutti ci danno una mano. E va bene, ma questo sono d'accordo tutti, ma sarebbero d'accordo, ma d'accordo chiunque in una cosa del genere, per condividere la ricchezza in un ambiente comune come fosse gli Stati Uniti d'America, in cui ogni Stato si rappresenta lo Stato, ma è governato comunque in un'armonia non solo monetaria e economica, ma anche di solidarietà e popolo. Va bene. Se fosse così l'Europa non ci sarebbe neanche problema di adirarsi così tanto, di fare una campagna elettorale verso un'Europa che invece sta francamente impoverendo e distruggendo i paesi più poveri e i cittadini più deboli. Allora noi vi posso dire che in questi mesi, attraverso i nostri ragazzi di affari esteri, siamo andati più volte a Strasburgo, abbiamo girato, diciamo, paesi, soprattutto i paesi del Mediterraneo, quindi la Spagna, il Portogallo, la Grecia e anche alcune zone della ex Jugoslavia, per cominciare a ragionare su una strategia europea nel momento in cui si andrà ad elezioni e comunque avremo i nostri rappresentanti, ma la Spagna avrà i suoi rappresentanti che provengono dal movimento degli Indignados, dall'Austria alla Germania ci saranno i loro rappresentanti che provengono dal movimento dei pirati, nel tentativo di formare un gruppo parlamentare europeo che sviluppi appunto tutto quello che D'Alema sta proponendo, ma che sa benissimo che l'Europa non è questo e non funziona così. Non a caso nel suo partito il ministro dell'economia e stiamo facendo tutto questo perché sappiamo che i cittadini europei, non i governi dei vari stati membri, ma i cittadini europei si rendono conto che l'Europa è una grossa opportunità, ma in questo momento è un calvario per molte zone dell'Eurozona. La Grecia ne sentiamo parlare poco, ma è un paese che è stato abbandonato, è un paese che è stato lasciato a se stesso pur facendo parte della comunità europea, stessa sorte sta soffrendo il Portogallo e la Spagna sta andando nella stessa direzione. Quindi noi siamo in grado di portare su una delegazione importante nostra e degli altri paesi, persone che veramente vogliono e hanno la forza di, non dico cambiare totalmente l'assetto europeo, perché ovviamente questo non è possibile farlo nel giro di poco tempo, ma incominciare a cambiare la strategia politica che finora l'ha mossa, le proprie strategie di austerity, le strategie di limitazione della spesa e anche di commissariamento attraverso la Troica e il Fondo Monetario Internazionale. Fare un'Europa migliore, un'Europa con meno vincoli, che sia veramente più solidale, altrimenti bisogna trovare un modo alternativo, che non questa è l'Europa come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, ma ci può essere
portoghese o greco, è un popolo che anche culturalmente è più vicino, con cui è più facile condividere delle idee, delle emozioni o delle strategie politiche o sociali, perché sono popoli che vivono nel nostro bacino e che sono simili a noi Italia. Noi siamo invece molto diversi, così come gli spagnoli sono molto diversi da degli inglesi, da degli svedesi o dei tedeschi, che hanno invece uno spirito più anglosassone, diverso, e con cui è più difficile certamente far combattere una cultura o delle idee. Quindi o siamo capaci noi e la Germania e la Francia, la Gran Bretagna, di insieme a tutti gli altri, di mettere da parte diciamo, gli egoismi culturali e territoriali e fare veramente un passo avanti per un'Europa vera, quella che loro chiamano l'Europa dei popoli, ma che non è mai stata attuata, che non si sta attuando perché non stanno andando in quella direzione, oppure bisogna mettersi in testa e prendere una decisione che è importante, di decidere di fare una cosa diversa dal Ministero d'Europa che vogliono loro, limitare la cosa a un qualcosa che è più alla nostra portata, con dei compagni di viaggio che sono più vicini a noi, con una moneta alternativa, con dei metodi alternativi. Questo sarà un divenire, non è questo il momento di decidere esattamente se fare un euro a due velocità, se uscire dall'euro, se fare un'Europa diversa. Quello che è certo è che se andiamo avanti con questo tipo di Europa, l'Europa la stiamo distruggendo noi stessi insieme agli altri. La vogliamo salvare, bisogna che tutti si mettano il loro, noi come la Germania, che deve essere meno imperatrice, e la Gran Bretagna, e più solidale con i paesi che è in più difficoltà. Se riusciremo a fare questo, sarà anche dato sicuramente da quante persone noi del movimento e gli altri paesi riusciranno a mettere all'interno dell'istituzione europea. Abbiamo forte resistenze, si vede, già tutti dicono che hanno paura di questi movimenti anti-europeisti che entreranno in Europa nella prossima legislatura, ma noi francamente non è che siamo anti-europeisti a priori, noi siamo contro questo sistema Europa così come organizzato e vogliamo cambiarlo pur rimanendo in questo assetto europeo. Se è possibile farlo ancora non ci è dato sapere, ma ci muoviamo per questo, per migliorare quello che abbiamo. Se non è permesso farlo, se le resistenze saranno troppe, se continueranno ad andare in questa direzione, costringere i popoli diciamo europei, non solo l'Italia, ma anche quelli che sono più in difficoltà, a soccombere per puro spirito economico e finanziario, allora è meglio andarsene da questa Europa e fare altro. Ok. E adesso ce ne andiamo anche noi, non prima però di ringraziare, io volevo ringraziare quanti a quest'ora, all'una esatta, 00:59, ci stanno ancora ascoltando, perché credo che siano degli eroi stare ancora qui in diretta ad ascoltare. No, infatti è la prima volta che arriviamo in diretta a quest'ora abbiamo scoperto, sì, che ci sono i notturni, cacchio, incredibile. Infatti ti è andata bene, perché dalla prossima volta i programmi li faremo iniziare a mezzanotte. Soprattutto però volevo ringraziare te, è stata una serata, come dicevo già, ormai sono state 2 ore fa, abbastanza sorprendente, perché al di là del titolo e del taglio che mi ero dato, cioè quello di conoscere un po' meglio il Movimento 5 Stelle, è stata una serata didattica, nel senso che abbiamo spaziato un po' da un argomento all'altro, abbiamo iniziato con l'architettura dello Stato e abbiamo terminato con l'Europa, passando attraverso la sanità. E devo dire la verità che su ogni tema abbiamo ricevuto risposte non demagogiche, risposte precise e comunque risposte che denotano una preparazione, ma ancor prima un entusiasmo e un'applicazione rispetto a tutte, sottolineo, tutte le tematiche, non soltanto quelle che più ti appartengono dal punto di vista professionale, come appunto la sanità. E questo, devo dire la verità, che per me
che bene o male politici, scommetto che pensava che quelli del movimento non capivano niente. A livello locale ne ho conosciuti, scommetti, Andrea. Prima scrivevo in Val d'Aosta, quindi bene o male da assessori a sindaci eccetera ne ho conosciuti parecchio. Devo dire la verità che è stata una piacevolissima sorpresa, tant'è che mi rendo conto che la puntata è andata avanti molto per le lunghe, volutamente l'abbiamo lasciata andare così alle lunghe senza interromperti, proprio perché rappresenta un'eccezione. Ma questo è interessante perché magari la rappresenta un'eccezione settori. Questo tuo modo di concepire la politica, che mi auguro sia comune a tutti i tuoi colleghi del Movimento 5 Stelle, per cui ti devo fare veramente di cuore un complimento, perché onestamente non mi aspettavo. Mi aspettavo tutto fuorché di un'intervista così prolungata e così approfondita. Tania lo sa. Mi aspettavo un intervento, adesso posso dirlo, di massimo 15 minuti. Tania mi ha detto, lui è disponibile anche mezz'ora, e io gli ho detto, correggimi se sbaglio, ma figurati mezz'ora. Siamo andati avanti praticamente il tempo che da Urbino ci mettevamo a arrivare a Roma. Praticamente la puntata è durato questo percorso, per cui mi viene da porti una domanda così di slancio, non spaventarti. Tanio qui davanti a me si sta preoccupando. Già mi preoccupavo, no? Perché lui pensava che ti volessi fare una domanda, immagino, sulle infrastrutture, invece no. Sei disponibile? Perché tu capirai che questo che hai detto poi lo gireremo in podcast, lo divulgheremo, però ritengo sia abbastanza riduttivo e limitante il modo attraverso il quale lo divulgheremo, perché onestamente, ripeto, non dico che è una sorta di lezione, però è una bella pagina di politica vera, politica la P maiuscola. E quindi dico, sei disponibile? Se Tanio mi sta guardando spaventato perché non sa dove vado a sbattere, perché io quando inizio divento pericoloso, saresti disponibile ad affrontare una, tra virgolette, puntata di questo tipo, con un taglio di questo tipo, proprio quindi un taglio generico accademico che spazi dall'architettura dello Stato e arrivi sino ai problemi nostri, perché ci sono tanti altri problemi che non abbiamo affrontato, tipo quello delle infrastrutture eccetera, magari in un teatro qui dell'entroterra che può essere a Pian di Meleto, organizzato da noi, laddove proprio parli come hai parlato a noi, ovviamente con un pubblico più ampio, ovviamente quindi con un taglio ben diverso dal vivo, proprio per dimostrare che tutto sommato, che si chiami Movimento 5 Stelle, che si chiami PD, che si chiami PDL, una politica diversa, una vera politica è possibile? Questa è la mia domanda. Non mi tirano indietro che nel territorio mi muovo spesso, ma poi il territorio fatto incontri pubblici, anche con i miei colleghi, tutti i fine settimana, facciamo incontri pubblici, con lo stesso tramutario di questa intervista, perché abbiamo la consapevolezza che informare i cittadini e renderli partecipi e soprattutto sentire dai cittadini le domande, le richieste di informazioni nei nostri confronti aiuta questo dialogo, aiuta anche a una costruzione insieme di un'Italia migliore. Lo facciamo sempre, sono disposto a venire da voi oggi. Vi anticipo che ho moltissimi impegni, però ci organizziamo e vengo su volentieri, vengo da voi volentieri. Bene, allora terminata la diretta ne parliamo un attimo con Tanio brevemente. Ok. Bene, io ti ringrazio, torno a vedere, grazie e complimenti. Ok Andrea, ti ringrazio, ci hai fatto un bel regalo davvero, anche in notturna ci manderei anche a quel paese, vabbè, insomma, è andata così, il quarto d'ora è andato così. Ok, noi faremo un bel bagaglio di quello che abbiamo fatto adesso in podcast, eccetera. Ok, Andrea, grazie tanto e ci risentiamo a una prossima. Grazie a voi e a presto. Saluto a tutti gli ascoltatori che
ancora sono qui ad ascoltarti. Ma veramente è incredibile, cioè, è una cosa pazzesca, cioè, più di prima, cioè, abbiamo scoperto, perché noi tra l'altro, cioè, usiamo una piattaforma che si chiama Spreaker, no? Che è molto seguita, in sostanza, cioè, abbiamo più ascolti su questa piattaforma che sulla radio stessa, sul sito, che è più giovane, no? E si vede che, sai, a una certa ora la gente finisce di guardare la televisione, una cosa o un'altra, cioè, è arrivato degli ascolti pazzeschi, notturni, incredibili, non pensavo una cosa del genere. Stanno nascendo tanti in Italia, sono dei bei progetti perché danno un'informazione diversa, danno un'informazione indipendente, senza vincoli, insomma, economici, con case editrici, e sono convinto che fate un buon servizio, così come lo stanno facendo tanti altri in Italia, e quando possiamo, non è la prima volta che faccio delle dirette su radio online, anche noi ci muoviamo movimento con Reset Radio. Sì, infatti, una cosa, quindi utilizziamo questi strumenti rispetto ad altri perché danno anche la libertà anche di tempo, perché non avrei potuto parlare per un'ora e mezza, due ore su una qualsiasi altra radio normale. E soprattutto le domande sarebbero state le solite e basta. Sì, magari insieme a qualche altro politico a fare il solito battibecco. Sì, infatti. Grazie. Ok, va bene, grazie Andrea, ciao, alla prossima, ciao. Grazie, ciao. Allora, sicuramente un'ottima serata piena di contenuti, ne faremo bagaglio. E noi, cari amici, vi salutiamo. Potete ascoltare, per chi si fosse messo sul tardi, il podcast completo tra un paio di giorni, mentre se invece avete fretta di sentire anche magari stanotte perché non dormite, basta che andate sulla piattaforma Spreaker oppure sul nostro sito www.rtradio.it, andate a vedere sul riproduttore della radio stessa e da lì potete accedere all'archivio delle puntate e quindi sentire il podcast appena andati in onda. Grazie a tutti e buonanotte.